quando è partita l'iniziativa per sostituire Giampieri, avevo detto che a sfasciare le cose che funzionano porta male. La cosa che funziona, secondo il sindaco Valeria Mancinelli, era Rodolfo Giampieri, presidente dell'autorità portuale del Mare Adriatico Centrale. Una governance a scadenza, poi prorogata fino alla scelta, o meglio alla proposta del ministro Giovannini, dell'ingegnere romano Matteo Africano. Il successore in pectore di Giampieri era il frutto di una condivisione tra presidenti di Marche e Abruzzo, Acquaroli e Marsilio. Era, perché al momento la proposta ha subito una clamorosa bocciatura dalla Commissione Trasporti in Senato, con il voto contrario di Forza Italia e la Lega che si è astenuta, aprendo un solco all'interno del centrodestra. In attesa della discussione e conseguente votazione alla stessa commissione della Camera, si è infuocata la discussione politica tra accuse, colpi bassi e veti incrociati. E mentre il governo è pronto a nominare il commissario per l'ultimo miglio, la bretella di 3 chilometri tra il porto e la statale Adriatica, costo di realizzazione quasi 100 milioni di euro, l'Authority rimane in stand-by e senza un presidente. L'intesa data dal presidente Acquaroli, dal presidente Marsilio, era stata formulata sulla base di una proposta del ministro delle infrastrutture. Quindi, da questo punto di vista, evidentemente c'è qualcosa da valutare anche all'interno della compagine governativa, perché quel voto è un voto principalmente che va in senso opposto a quello che aveva proposto il ministro Giovannini. Si lavora ancora con il regime di prorogazio della precedente governance, questo non aiuta perché bisogna andare molto velocemente, certo si poteva decidere rapidamente a dicembre, questo non è stato fatto, si è scelta questa strada molto elaborata e come vedo purtroppo nemmeno tanto condivisa, quindi staremo a vedere, non possiamo far altro che aspettare.